Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il panorama musicale italiano è stato scosso dall'uscita di Allucinazione Collettiva, la nuova canzone di Fedez che ha messo al centro del dibattito mediatico il suo rapporto con l'ex moglie Chiara Ferragni. Questo brano arriva dopo una serie di eventi che hanno fatto parlare i fan e i media. Tutto è cominciato con il dissing tra Fedez e Tony F, uno scambio di frecciatine pubbliche che ha sollevato molti dubbi. Si trattava di un vero scontro o di una strategia di marketing per creare aspettativa attorno a un progetto più grande? In parallelo, una soffiata ha alimentato voci secondo cui Fedez avrebbe acquistato stream falsi per gonfiare i numeri dei suoi brani precedenti. La tensione è aumentata fino al lancio di Allucinazione Collettiva, una canzone che ha messo definitivamente al centro dell'attenzione il dissing più personale della carriera dell'artista, quello rivolto alla sua ex compagna, Chiara Ferragni. La reazione di Chiara Ferragni? Poche ore prima dell'uscita del brano, Chiara Ferragni ha anticipato ai suoi follower il contenuto della canzone, definendola una finta canzone romantica. In un post sui social, l'influencer ha dichiarato: «Questa sera non uscirà l'ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento». Ferragni ha poi sottolineato come questo brano arrivi in un periodo particolarmente difficile per lei, dopo 10 mesi di battaglie legali e personali con Fedez. Ha chiesto di essere lasciata fuori da questi giochi mediatici, rivelando la sua stanchezza per gli attacchi ricevuti e per le voci infondate che circolano sulla sua vita privata. La sua posizione è stata chiara. Non vuole essere coinvolta in operazioni di marketing legate alla sua immagine e al suo passato con Fedez, cercando invece di proteggere la sua famiglia e di voltare pagina. Il testo di Fedez. Allucinazione collettiva. Il testo di Allucinazione collettiva è denso di riferimenti personali e intimi. Fedez ripercorre momenti difficili della sua relazione con Chiara Ferragni, parlando di tentato suicidio, delle loro battaglie legali e criticando le amicizie della sua ex compagna, definite parassitarie. Un momento centrale della canzone è il riferimento alla famosa lite di Sanremo, che ha segnato pubblicamente l'inizio del loro distacco. Nel brano, Fedez esprime il suo dolore per la fine del matrimonio e dichiara che avrebbe fatto qualsiasi cosa per la Ferragni, arrivando a dire che avrebbe ucciso per lei, salvo essere fermato dai suoi sentimenti per lei. La canzone alterna momenti di rabbia e pentimento con il rapper che riflette su come la loro storia d'amore sia stata ferita, ma che nonostante tutto non riesca a capire esattamente come sia andata in pezzi. La vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce. Tra accuse velate e sentimenti profondi, Fedez ammette i suoi errori, riconoscendo che entrambi hanno contribuito al fallimento del loro matrimonio. Abbiamo vinto un concorso di colpe. Eppure il dolore per ciò che ha perso è evidente in tutta la canzone, culminando in versi che esprimono la sua incapacità di lasciarsi completamente alle spalle l'amore per Chiara. Le accuse a Fedez e Tony F. La domanda che molti si pongono ora è se questo dissing sia realmente un'espressione genuina del dolore di Fedez o se, come sospettano alcuni, si tratti di una ben studiata operazione di marketing. Non è un segreto che Fedez sappia come manipolare i social media e creare hype attorno ai suoi progetti musicali. La tempistica dell'uscita della canzone, poco dopo il dissing con Tony F., e la stessa anticipazione fatta da Chiara Ferragni, lasciano aperta la possibilità che tutto questo faccia parte di una strategia per aumentare le visualizzazioni e gli streaming del brano. Indipendentemente dalle motivazioni, il risultato è chiaro. Allucinazione collettiva. A Caturlat.